Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e oggi, come promesso, useremo in rasatura uno dei saponi che mi ha fatto provare Andrea Raffaldi, che lo chef che per passione produce anche saponi da barba. In particolare proveremo il lizzaro, uno strutto e il tabacco da pipa macerato, insomma. Nel test dell'altro giorno mi ha dato una protezione molto, molto particolare, vorrei proprio vederlo in rasatura. Prima due considerazioni. C'è un amico che mi ha scritto e lo ringrazio perché ogni critica è ben accetta, attenzione, qui siamo, partiamo da questo presupposto, dandomi dei consigli, diciamo, di come dovrei parlare un po' più lentamente, dovrei scandire un po' più le parole, dondolare di meno. Io dondolo perché sono è un mio difetto dalla nascita. Ora io aggiungo a queste alcune, diciamo, critiche tra virgolette sul suo sfondo, che dovrebbe essere magari più curato. Allora, ragazzi, se io lo dico con tutta onestà, io non sono un attore, faccio un gioco di parole, io sono un tonsore, cioè gli attori non mi, fare l'attore non mi interessa, cioè volessi fare l'attore andrei a Cinecittà, ecco, voglio dire, quindi io sopportatemi per come sono, nel senso che io giro video che sono del tutto improvvisati, nel senso che non sono studiati, non ho un canovaccio, non ho un copione. Parlare penso di saper parlare perché comunque il mio mestiere mi ha portato anche a fare tantissimi, oggi li chiamano speech, no? Perché bisogna parlare inglese tutto, no? Oggi non si parla più di non so, di, no? Ma si dice speech, no? Non è che parli in pubblico, fai uno speech. Comunque, vabbè, al di là delle battute. Quindi, mi spiace se non sono perfetto, ma lo so, non sono un attore, sono un tonsore, è un gioco di parole. Comunque, ringrazio per i consigli, perché so che sono dati in buona fede e per migliorare il prodotto, che chiaramente è migliorabilissimo, sarebbe ovviamente chiaramente auspicabile anche poterlo migliorare. Allora, torniamo alla rasatura. Abbiamo detto il nostro lizzaro con lo strutto come grasso di base. Strutto, grande particolarità. Allora, qui la protezione è eccezionale, quindi cosa bisogna fare? Usare un rasoio efficace. Io ho pensato al mio vecchio Fatip Chrome che porta i segni delle mille battaglie, questo qua è un rasoio proprio che ne ha passate di ogni, abbinato a una lametta efficace come la Nusset Platinum. Che è una lametta, insomma, che dice la sua, insomma, dice la sua. Allora, facciamo subito armiamo subito il rasoio. Eccola qua, la Nasdaq, che tra l'altro si presenta con questa confezione confezione, quindi con la carta. Anche le raccomandazioni do not wipe blade, giustamente, ci manca ancora. E sotto la carta anche la velina, quindi proprio massima dello scrupolo, come si dovrebbe prendere la lametta, quindi prima dai lati, poi impugnandolo sempre in modo da non toccare mai il tagliente, cosa che io faccio ogni tanto e giustamente voi mi riprendete perché non si fa. Eccola qua, Nasset. La mettiamo nel pettine. Allora, ecco qua il pettine, il coprilametta, scusatemi, questo è il coprilametta. Mettiamo la nostra lama. Non mi interessa se sia allineata perfettamente o meno, io il Fatip lo uso come va usato, secondo me, cioè senza andare a fare troppe, scusatemi la volgarità, seghe mentali, cioè alla fine noi abbiamo degli slant bar con la lama che praticamente e a 45 gradi, quindi se anche questa fosse sfasata di mezzo grado, cosa che non è, secondo me, guardate, non sarebbe comunque un problema. Allora, iniziamo il nostro montaggio di questo lizzero. È già grasso toccarlo così, cioè già le mani si ingrassa, già sono non sono magro in questo caso io qua. Optiamo per un montaggio in viso questa volta, come nel testo. Affondare il dito nello strutto è qualcosa di emozionante, ecco qua. Allora noi dobbiamo andare qua proprio a fare aderire, guardate i pezzi di tabacco.
Io magari un goccino d'acqua nella mano, no? Poco poco, se no inizia già a fare aderire il sapone al viso, per poi andarlo a montare, anche vedendo che quantità utilizzare. Io direi che possiamo provare. Siamo L'aroma è proprio veramente il tabacco della pipa, eh? Io lo sento, lo avverto, alla ciliegia. Anche se io non ho mai fumato la pipa, però tabacco. Allora, proviamo così. Allora, facciamo scorrere l'acqua calda, anche perché stamane è bella grassa, bella. E come pennello utilizziamo uno Yaki 26. Ciuffo taxido, così mi prende bene il faccione. Allora, bello bagnato, leggera scrollata del pennello. Iniziamo qui, chiama molta acqua, chiamano un po' nella ciotola in modo da poter intingere il pennello. Ecco che vedete, il montaggio inizia a prendere forma. E come già avevo avuto modo di constatare, la consistenza è incredibile. Qui Raffaldi ha avuto un'intuizione sullo strutto, secondo me, io non conosco, che esistono in commercio, perché ripeto, non è che io sono più ferrato sui rasoi, come voi tutti sapete, altri saponi a base di grasso di strutto. Ma questa è una roba che questo da mettere veramente e burro, il burro in faccia. Io diluirei ancora un po', perché sennò guardate che consistenza. Però più noi aggiungiamo acqua, più questo monta. Ma più che montare, si addensa proprio, vedete, guardate che roba. Io direi che basta così per la prima passata. Ah, barba di 2 giorni e mezzo. Allora, questo è gentile, ma non troppo, come abbiamo sempre detto. Vediamo un po' come si comporta e si porta via il suo strutto. Oh, sì. Oh sì, amici miei, l'unica cosa è che poi la pulizia del rasoio chiaramente è un po' più. Ecco qua, guardate che lavoro. Ma diciamo che addirittura questa protezione, che questo burro in faccia, io lo chiamo burro perché la sensazione è quella lì, eh? Ci fa correre il rischio di fare quello che nella vita non bisogna mai fare. Eccedere
Nella confidenza, ora io un sapone che regge un passaggio di un Fatip gentile, comunque alla stessa posizione di un Fatip normale, e che ti lascia ancora uno strato, io non l'ho mai provato finora. E qui per sciacquarlo non è così semplice, rimane un po' di strutto. Vedete che rimane un però. Questo neutralizza il Fatip. Sarebbe da provare con l'R41. Eh? Che dite? Ma anche no. Allora, qui il pelo direi che è fatto. Occhio qua, eh. A non segarvi via il naso, almeno parlo per me. Rifiniture. Il pelo è bello che è andato. Impressionante. La protezione, chiaro, eh. Adesso risciacquiamo il viso e andiamo di seconda passata. Vedete che qui il sapone molto ancora meglio. Ecco, se c'è una cosa che non fa è aria, no? Tanti dicono, ma c'è questo sapone qua, magari fa un po' d'aria. Questo non lo togli neanche con il phon. Questo se me lo tengo così rimane così fino a stasera. Che è una grande caratteristica, eh? Perché sono quei saponi che evaporano. Questo te lo tieni sembra una con la barba bianca. Ma no, poi il piacere di. Io non lo so. Ah, parlo per me, ragazzi. Cioè, poi magari qualcuno farà anche una notazione negativa, non lo so, però a me questo strutto lo trovo iperprotettivo. Gradevole anche l'odore, il profumo. Io mi perdo i virtuosismi con questo strutto. Tanto mi protegge lui. Faccio le pennellate di Matisse. Sto giocando, ragazzi. Cioè, ovviamente. No, però è interessante capire quanto protegge, quello è il problema. Questo gioco qua non è che non ha un senso. Anche il passaggio sulle labbra, per dire, no? Che non andrebbe fatto, generalmente. Da una mano non esperta. Però dimostra che il sapone mi sta aiutando. Non lo faccio per esibizionismo, lo faccio proprio per testare, no? Ecco. Voi sapete che questo è il mio contropelo,
Allora, sei in prima passata. C'erano stati degli piccoli problemucci, nel senso che l'eccessiva protezione rendeva il rasoio ogni tanto intasato, no? E la protezione, la piacevolezza della protezione dello strutto pagava qualcosa in termini di scorrevolezza. In seconda passata tutto questo non succede più, cioè perché il sapone è un po' più morbido, la pelle è un po' più pulita, quindi il rasoio scorre molto bene. Avete visto queste stupidaggini che ho fatto, che però sono per provare con un rasoio efficace come questo fatti quanto protegge questo sapone. Guardate, perfetto, zero irritazione, zero tagli. Che c'è da dire? Terzo passaggio, siamo in contropelo. E su autofocus fa impazzire, ragazzi. Però ho parlato con un esperto che mi ha detto: guarda, se vuoi una telecamera migliore, non vale, cioè, già quello che sta qua va bene, bisogna solo settarla bene. L'autofocus evidentemente ogni tanto mi sclera. Comunque, vabbè. Ripeto, non voglio nemmeno fare il regista, oltre che l'attore. Leggero, questo, leggero è il modo di dire, cioè io non riesco, non, guarda quando ce n'è. E io che voglio fare sempre un contrappelo leggero, non riesco a farlo più che tanto leggero. Perché questo continua a montarmi. No? Questo per dire il tipo di sapone, guardate ancora. Poi questo è piacevole. Sicuramente oggi non ho problemi di pelle secca, guardate. Anche se poi proverò a rimediare con l'aftershave, vedrete. Mettiamo contropelo. Come sempre, passaggi lunghi nel contropelo, leggeri. Allora, qualcuno mi ha chiesto un consiglio su come non tagliarsi in contropelo nella zona baffi e barba e pizzo. La soluzione è quella di prendere la larga, cioè non prendetela dritta per dritta, perché magari sbagliate l'angolo. Cosa fate? Fate così magari, no? E poi su. Cioè l'angolo ve lo cercate, no? Questa è la soluzione, secondo me, migliore anche qua. Poi il red point ci scappa sempre, non è un problema, eh? Quindi tranquilli. Ma così. Allora, qui c'è una. Ecco, proprio per arrivare al BBS. Perfetto. Allora, qui siamo lisci come l'olio, eh? Anzi, siamo lisci come il burro, rimarrebbe da dire. Con un rasoio che è dai, di quelli a pettine chiuso, forse il più efficace, fatti gentile, è stata neutralizzata la sua efficacia, nel senso la sua aggressività, chiamiamola così, da questo lizzer, da questo strutto, secondo me. Guardate che roba. Gomma, non perché mi sono rifatto, ma gomma proprio perché. Allora, cosa facciamo?
Facciamo una bella cosa. Mettiamo un dopo barba che vada, visto che è molto grassa adesso la pelle, vada a bastonare proprio, cioè chiudere i pori in maniera pesante. E qui andiamo proprio su livelli. Questo è l'hat-trick tedesco della Schwarzkopf Henkel di Düsseldorf. Questa è benzina praticamente. No, è buono, è molto popolare tedesco. L'ho comprato in Germania qualche anno fa. Ah, questo è proprio alcolico di quelli strong. Ma non brucia. E perché non brucia? Perché evidentemente la rasatura non è stata traumatica. Allora, qui ci diamo una ripulita e facciamo un ragionamento di fine rasatura. Tanto sciacquo un attimo soltanto gli attrezzi del mestiere, anche per mostrarveli in maniera decorosa. Allora, Yaki, una garanzia, ciuffo tuxedo, sintetico, montaggio in vita avete visto, pam, via. Ciuffo 26, dimensione che a me piace, per la mia faccia va bene, non, pennello con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ce ne sono tanti tanti modelli, gli Yaki 26, di tuxedo, non è che ho tuxedo, tuxedo, c'era una discoteca a Torino che si chiamava tuxedo una volta. Comunque, assolutamente valido. Qui è un grande classico sui nostri schermi che è il Fatib Gentile. Il Fatib Gentile non è altro che il Fatib normale con la barra, cioè l'esposizione non cambia. Quindi tutta l'epica che è stata fatta sul Fatib è confermata sul Gentile, semplicemente c'è la barra di sicurezza. Armato con questa nasset, è molto efficace, questa nasset Platinum, quindi scorrevole. Ha fatto il suo dovere perfettamente, mi ha fatto un BBS, quindi praticamente mi ha sbarbato completamente. Questo è il modello Chrome, questo avrà qualche annetto, infatti la cromatura insomma è così così, però il rasoio è eccezionale, insomma, io uno dei rasoi che mi hanno fatto crescere, diciamo, la mia tecnica, questo fatto più gentile. E rimane una delle teste, tanto rimane per ora l'unico rasoio italiano che c'è sul mercato, credo. Cioè, credo. E poi rimane comunque, infatti, rimane comunque una testa molto ben costruita e insomma, un rasoio e di nuovo l'autofocus. Ecco, grazie. Grazie. Con un'esposizione importante, che necessitava quindi una protezione importante. Qui arriviamo al protagonista della giornata, che è il Lizzaro, strutto, quindi ancora almeno per 2 ore d'altura, credo. Ringrazio Andrea Raffaldi per avermi mandato sui campioni. Questo è quello che mi ha colpito di più, ma non tanto perché gli altri non siano validi, gli altri sono, diciamo, tra virgolette, molto ben fatti, ma io non ho mai provato un sapone non strutto. E devo dire che la protezione è. Ecco, nonostante l'aftershave Hattrick classico, molto alcolico, insomma, molto forte, la mia pelle continua a essere morbida e appunto come se avessi passato un panetto di burro. Può piacere o non piacere, io non lo so questo, però a me è sicuramente piaciuto. Niente, spero di avervi dato delle informazioni utili e niente, ci vediamo prossima settimana con una rasatura, con un rasoio nuovo arrivato queste settimane. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo il gruppo Telegram che sta crescendo, siamo tantissimi, ma vi ricordo anche il gruppo, la pagina Facebook e ovviamente il canale YouTube. Ringrazio sempre
Luca, Matteo, e siamo, ci manca solo Giovanni, che faceva i quattro evangelisti, diciamo, perché io sono Marco, quindi, per il grande contributo che danno ogni giorno alla crescita di questa nostra piccola community. E quindi niente, buona barba a tutti e buona domenica.